Buongiorno a tutti, siamo su Notizie Irno, Web TV, è il 31 dicembre, ci troviamo Piazza Sant'Antonio di Mercato San Severino. Abbiamo l'occasione, abbiamo incontrato il professore Esposito, a quale rivolgiamo qualche domanda su questo Natale, sui consumi, sulla crisi e come si svolge sul territorio di Mercato San Severino. Prego, professore Esposito. Allora, buongiorno, per quanto riguarda questo Natale possiamo dire che di sicuro la crisi si fa sentire, anche perché non c'è un grosso riscontro economico riguardo gli acquisti. Quello che posso dire sotto l'aspetto sociale è che comunque il disagio è aumentato, ci sono tante famiglie che si rivolgono alla Caritas, tante famiglie che hanno bisogno di un supporto e di un sostegno, e mancano tante, diciamo, anche attività a livello socioculturale, ad esempio un caffè letterario, centri di aggregazione giovanili, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente c'è un ristagno a livello del nostro territorio rispetto a tutte delle sinergie che potrebbero possono dare dei supporti. C'è bisogno comunque di un coordinamento delle associazioni, e io mi chiedo come mai la consulta delle associazioni non opera e come mai in effetti non ci sono sinergie atte a creare quelle situazioni per risolvere i vari problemi a livello sociale. Tra l'altro c'è la possibilità anche di creare ad esempio dei fondi, che posso dire, i vari comuni, tipo Cava dei Tirreni ha istituito un fondo sociale per coloro i quali sono soggetti agli sfratti, e questa logica si sta attuando anche in tutti i vari comuni dei nostri territori comprensivi, e sarebbero delle logiche di pianificazione sociale. Quindi quello che manca è una programmazione sociale coinvolgendo tutte le associazioni. Spero che l'anno nuovo sia un anno dove ci sia un ritorno alla solidarietà vera, intesa come rapporto, anche a livello culturale, e che ci siano nuove proposte e nuove sinergie sui nostri territori per far sì che anche molti giovani che sono orientati non hanno una formazione. Infatti abbiamo anche un'alta incidenza di giovani che hanno solo la licenza media e non hanno né un diploma né una qualifica professionale. Credo che questo sia un grosso segno anche di un ristagno, e questo poi col tempo procurerà dei danni enormi a livello sociale. Perché? Perché tanti giovani che non hanno nessun tipo di formazione non sono, tra l'altro, manca interessati alla ricerca di un lavoro, e questo diventa poi manovalanza per la criminalità. Perché? Perché poi il facile guadagno è di tutti i ragazzi. Infatti sul nostro territorio abbiamo avuto anche parecchi arresti per quanto riguarda le tossicodipendenze, oppure spaccio, eccetera, eccetera. Quindi questo è un male che si sta allargando sempre di più. Il mio è un appello anche a tutte le figure istituzionali, a tutti coloro i quali lavorano nel sociale, ma anche alle nostre cariche istituzionali, ad intervenire e a raccordarsi con le associazioni per intervenire e per dare un'emergenza sociale. Grazie. Allora, professore, diciamo, passando da un argomento all'altro, da quello che è il tema natalizio, le festività, lei è un collaboratore, collabora con l'ASL, con l'ambulatorio dipendenze, col dottore San Martino. Sì. Diciamo che è noto che sotto le feste, le festività, il Capodanno, l'Epifania, insomma, c'è un consumo di stupefacenti maggiori. Lei ci può dare una sua opinione sulla situazione nella Valle dell'Irno per quanto riguarda la tossicodipendenza? Allora, riguardo alle tossicodipendenze, nella zona della Valle dell'Irno abbiamo una grossa incidenza. Abbiamo problematiche relative all'alcol, problemi di alcolismo, di dipendenza da sostanze, gioco d'azzardo, e tra l'altro sta iniziando anche un discorso di prostituzione. Questo è molto coperto, molto velato come situazione. Diciamo che i giovani, ma non solo i giovani, guardi, ci sono anche fasce di età che sono anche professionisti che fanno uso di sostanze. Il problema è molto molto grosso e molto sommerso.
Noi come rilevanza rispetto a quello che vediamo, perché io sono un volontario dell'ambulatorio fondamentalmente, quindi c'è una grossa incidenza di problematiche legate proprio al disagio giovanile, proprio in virtù di quello che dicevo prima, non ci sono luoghi aggregativi sociali dove i giovani possono scoprire i propri talenti, la musica, la pittura, l'arte, orientarsi sulle nuove anche figure professionali, perché è un mondo che è già cambiato. Oggi siamo in un mondo nuovo e quindi fondamentalmente dobbiamo adeguarci a questi tempi. Noi abbiamo una arretratezza, a mio avviso, di 30 anni rispetto a tutto il contesto, anche europeo. Certo, è una piccola località, un piccolo territorio, però qualsiasi territorio può diventare pilota per altri contesti, come così in altre regioni, come nel Lazio, nell'Emilia Romagna, nella Toscana, nella Lombardia, si sono attivati proprio per creare delle sinergie sul territorio e per creare delle alternative. Approfittiamo del professore che è così disponibile e poniamo un'altra domanda. E sappiamo che lei è molto impegnato nel sociale, lei è stato relatore in molti convegni importanti, non solo locali ma anche a Roma, Napoli e altre zone. E eventi in programma per il 2014? Allora, eventi in programma per il 2014 ci sono tutta una serie di attività, tra l'altro io sono impegnato con altri colleghi anche per quanto riguarda la strutturazione di reti sociali, un convegno che si farà tra non molto per quanto riguarda la presentazione di un libro di una docente di sociologia della Sapienza di Roma, la professoressa Barbara Calabrese, di cui io sono onorato di partecipare come relatore insieme ad altri professionisti, e poi ci saranno tutta una serie anche di attività intese proprio a realizzare delle sinergie per far sì che il nostro territorio possa trovare anche una sua giusta collocazione rispetto anche alle risorse. Abbiamo anche un patrimonio culturale enorme, quello del nostro castello di San Severino, che se utilizzato e sfruttato al meglio può dare una ricaduta anche economica sul nostro territorio, ma questo nella logica di collegamento con i vari circuiti anche del turismo provinciali e regionali, e se non che nazionali. Oggi è finita la logica dei piccoli orticelli dove ognuno ha il proprio giardino, quindi bisogna affacciarsi verso nuovi orizzonti proprio perché siamo nel nuovo mondo e quindi è una logica tutta diversa. Va bene, professore, la ringraziamo, le facciamo i migliori auguri per Capodanno a lei, famiglia, amici e a tutta la popolazione della Valle dell'Irno. Notizie Irno, TV Web. Thank you.